Vorrei ringraziare Roberto Pinotti e tutti gli organizzatori per l'invito. È un grande piacere per me di parlare qui oggi perché esattamente 17 anni fa ho iniziato a occuparmi a tempo pieno di UFO e ho fondato l'iniziativa tedesca per l'esopolitica e il rilascio della tecnologia UFO. Era in 2006, quando l'esistenza degli UFO era ancora considerata una teoria della cospirazione. E la richiesta di rilascio della tecnologia UFO era ovviamente una doppia teoria della cospirazione. Ecco perché ho presto rinominato la mia iniziativa Esopolitica Germania. Ma devo dire che, per come stanno andando le cose al momento, sto pensando di tornare al vecchio nome. Nel gennaio 2024 ho pubblicato un libro che riassume sostanzialmente i risultati dei miei anni di ricerca. Il titolo Loro sono qui e adesso perché dovremmo prendere sul serio gli UFO? È un libro scritto principalmente per il pubblico tedesco, perché in Germania il pubblico conosce relativamente poco il fenomeno. In esso fornisco una panoramica strutturata della storia del fenomeno, delle sue caratteristiche, cioè l'intelligenza, l'apparente interesse per le strutture nucleari, gli effetti biologici e così via. Mi occupo in dettaglio delle affermazioni dell'informatore statunitense David Grush e fornisco una panoramica delle teorie su cosa potrebbe esserci dietro. Il libro contiene 500 pagine e oltre 900 note a piè di pagina e ha raggiunto la classifica dei bestseller dello Spiegel nella prima settimana dopo la pubblicazione, diventando il primo bestseller sugli UFO in Germania da almeno 30 anni. Anche se in Germania non si sa molto sugli UFO, intorno alla Germania stanno accadendo molte cose quando si parla di UFO, anche al più alto livello politico. Nel marzo 2024 una dozzina di ricercatori da 9 paesi hanno partecipato ad un incontro sugli UFO presso il Parlamento europeo. Erano presenti 2 ricercatori di Belgio, l'astronoma dottor Beatrice Biarroel dalla Svezia, Renate Erdal dalla Norvegia, il consulente Jepin, Michel Vaillant dalla Francia, Lee Dines della Coalizione Scientifica per gli Studi UAP, il dottor Danny Amon dell'Associazione Tedesca UFO GEP, André Jol della UAP Coalizione Olandese, è l'associazione che ha organizzato tutto questo, Edoardo Russo dall'Italia e Peter Skafisch e Jonathan Berthe della Fondazione Americana SOIL, di cui li parlerò più avanti. Ho avuto la fortuna di essere l'unica giornalista a coprire l'incontro e vorrei fornirle un breve riassunto per dare un'idea di ciò che è stato discusso al Parlamento europeo. The European Parliament in Brussels. UAP researchers and experts from several countries are getting ready for a historic meeting. The last time the EU Parliament dealt with UFOs was 30 years ago, when Belgium was hit by a wave of UFO sightings. But the project came to nothing. Now the researchers, together with a member of the European Parliament, want to raise the issue again. The path of the European Union in regards of UAPs must be made with transparency, data sharing and accountability, so we don't lose our credibility in a topic that is dear to many of our constituencies and citizens. Whatever the findings, we must foster this scientific approach to improve our institutions. Therefore, my work as a member of the European Parliament focuses on the creation of a EU harmonized system of monitoring, gathering and analysis of data on UAPs. In this era of heightened political, geopolitical tensions and rapid technological developments, the presence of unidentified objects in our airspace raises questions about surveillance, defense capabilities, and potential threats. We feel it's imperative that these issues are explored and addressed. It's also interesting to note that China has issued a shoot-down order of UAP in at least one and possibly several provinces.
They're using AI to research UAP data, and they consider UAP to be a national threat and a flight safety issue. We also know that the Russian government is aware of UAP and doing research on this topic. Important waves of UAP sightings took place in most European countries along the last 75 years at last. My own country, Italy, suffered such a strong UAP wave in the late 1978 that fishermen refused to go out fishing. Police patrols were sent photographing strange lights in the sky. Parliamentary questions were asked, and the government charged the Italian Air Force to begin a formal collection of testimonies from the public. Now the question is, of course, what does science say about this? The picture is not as bright in science because there's a huge stigma that has been preventing scientists from researching the topic over the last 70 years. It's a really, really serious stigma. It's difficult to publish. And because it's difficult to publish, then you can, if you get some evidence and you cannot get it published, then again, it's said that there is no evidence, so therefore you cannot publish it. You get the catch-22. So right now, the scientific evidence is missing for the phenomenon. It is not established as a phenomenon according to physical scientists. This can all change, of course, because we need measurements, we need data. And the way to do that, to actually separate human objects from alien or ET objects, is by, for example, using images from before Sputnik 1, the first human satellites. So what could you expect to see? There are three bright stars that appear and vanish within 50 minutes in an image from the 19th of July, 1952. And this was published in the Monthly Notices of Royal Astronomical Society, which is one of the most respected astronomical journals. And it was posed as a mystery. When it comes to things that are aligned, here you see another example of several along a line from the 27th of July, 1952. And the probability to get such kind of flashes or just any objects in a line is 1 in 10,000. You can estimate it. This has not been published because it's faced huge stigma during the review process. However, those who took note of my introduction might also recognize that there's something funny about the dates I presented, and that's that they happened right during the Washington flap, which we don't know if this is a coincidence or not. Many people think that the UAP or UFO topic is something from Hollywood, it's American, but I can assure you it's definitely not. It was over a flight over Spain from Amsterdam to Malaga with a Boeing 737. We just passed into Spain over the Pyrenees. It was sunset. The sun had already set below the horizon. And all of a sudden, my colleague is asking me if I could identify the strange type of flying airplane that was, or flying object that was ahead of us. As you can see in the picture here, it had a really strange shape. And the reason why we were really curious on what we were seeing is that we were flying already at an altitude of 41,000 feet, which is significantly higher than most commercial traffic. We were flying this high because we're pretty much empty. And we also got a direct course to the airport of Malaga because the airspace was pretty much empty. We were the only ones flying there, so we didn't have to follow any airways, highways in the air. And for about 15 minutes, this object, whatever it was hanging ahead of us, significantly higher, and it didn't show any signs of a contrail, no tail, no engines, which you normally see when we spot other airplanes in the sky. And after about 15 minutes, it didn't move relative to our position. It didn't change altitude. It didn't grow bigger or larger or smaller, indicating that it would move to or from us. So after about, as I said, 15 minutes, I contacted air traffic control, the civilian air traffic controller, asking what type of airplane it was, because we were just wondering what kind of machine this would be. The air traffic controller was really surprised. He said, no, as far as I know, you guys are the only one over the entire Iberian Peninsula. So he asked us to describe what we saw, and he was absolutely clueless. And after a couple of minutes, he came back to me. He said, well, military air traffic control wants to know what you guys are seeing, because they're very interested as well. This was, by the way, in 2010. I'm not sure if the date is important, but anyway, it was already a while ago. So a military air traffic controller was interested. I told him all the details, and he basically confessed to us that there was no known traffic all the way up to Morocco, for as far as he knew. No military activities, no weather balloons, absolutely nothing going on. So we were just left clueless with what we've seen. We saw the object all the way up to
our descent into Malaga, which was almost 55 or 60 minutes later. And for a full hour, we just saw this object straight ahead of us. Since I came forward about 2 years ago publicly with podcasts and interviews, a lot of my colleagues have come forward privately, both in flight and also after the flight during dinner, with their own experiences, which are sometimes much more significant than my own experiences. Some of my colleagues have reported glowing or silver objects hovering next to the flight deck, next to the cockpit of their airplane, sometimes flying close to the speed of sound. Some of them have reported groups of pulsating lights overtaking them while flying at a significant altitude and speeds. And also other colleagues have seen different sorts of lights, pulsating lights, etc. It's very varied. It doesn't really fit any certain type of description. The only common denominator is that we as pilots, we can never report it anywhere. So I think it's very important that there should be a way to get rid of the stigma. So pilots and professionals and military personnel are allowed to talk openly about it without repercussions. And there should be a way for us to report it. During a training mission in Warning Area Whiskey 72, 10 miles off the coast of Virginia Beach, two F-18 Super Hornets were split by a UAP. The object, described as a dark gray or a black cube inside of a clear sphere, came within 50 feet of the lead aircraft and was estimated to be 5 to 15 feet in diameter. The mission commander terminated the flight immediately and returned to base. Our squadron submitted a safety report, but there was no official acknowledgement of the incident and no further mechanism to report the sightings. I believe the study of UAP and identifying unknown aircraft and objects within our airspace is critical for our national security. So around combat zones, around tension areas, our ability to identify these objects and deconflict from potential conflicts is extremely important. It was a meeting where scientists, UAP researchers and pilots with UAP experiences came together and once again made clear the importance of the topic here in the European Parliament and that we need to work together to find out more about what is going on here. Because the topic not only concerns flight safety, but also attracts the interest of many scientists. Sondern eben auch das Interesse vieler Wissenschaftler jetzt auf sich zieht. C'est un événement positif. It was a positive meeting, where I think we shared some very interesting ideas with all the organizations present. We talked a lot about regulation and procedures, and I think it's a very good start for the European Union, because you clearly saw some frustration with these professional pilots that are willing to report but are not able to report. Francisco Guerreiro really knows how to help the question and how to destigmatize it and how to work with it. Very important perspective from aviations were discussed. So I think there's going to be a big change in Europe after today. What's new is the coordinated effort of European researchers at a political level. However, it remains to be seen whether the meeting will result in a European UAP law. So far, Francisco Guerreiro is the only member of parliament to support the issue, and his term of office ends in June. Only one thing seems certain: UAPs will not disappear. Sooner or later, they will end up back on the table in the EU parliament. Quindi possiamo vedere che c'è molto interesse da parte del settore privato nell'indagare sugli UFO, soprattutto in relazione alla sicurezza del traffico aereo. Ma non sembra esserci molto interesse da parte dei politici. A porte chiuse si dice che l'Unione Europea non faccia nulla sugli UFO perché le segnalazioni sono troppo poche, ma non esiste alcun meccanismo di segnalazione, il che significa che si può presumere che il numero di segnalazioni salirà alle stelle non appena questo sistema sarà in vigore. Negli Stati Uniti, ovviamente, sono già tre passi avanti. Lì prevale ora una narrazione diversa. Ex ufficiali militari e dell'intelligence affermano che gli Stati Uniti hanno programmi di ricerca segreti che indagano sugli UFO precipitati e cercano di capire la tecnologia per ottenere un vantaggio strategico sugli avversari. Qual è la verità dietro queste affermazioni scandalose? È quello che il Congresso degli Stati Uniti sta cercando di scoprire. Ma non è esattamente facile perché sembra che il Pentagono stia facendo di tutto
per mantenere il segreto. E ecco una breve recensione. Nel dicembre 2022, il Congresso degli Stati Uniti approva una sorta di legge sugli informatori UFO. In futuro, le persone che sono a conoscenza di progetti UAP governativi top secret saranno autorizzate a confessare al Congresso degli Stati Uniti. Si tratta chiaramente di programmi sui quali il Congresso non è stato informato, in termini di approvvigionamento di materiali, analisi, reverse engineering, ricerca e sviluppo e così via. Leggendo la legge, si ha l'impressione che i membri del Congresso degli Stati Uniti abbiano aderito a una teoria della cospirazione. Sembra tutto come X-Files. Ma poi, a sorpresa, nel giugno del 2023, appare l'uomo per il quale la legge è stata probabilmente scritta, David Charles Grush, un uomo di 14 anni di esperienza come ufficiale dell'intelligence. Tra le altre cose, era responsabile degli UFO presso la National Geospatial Agency ed era ufficiale di collegamento con la Task Force UAP. Grazie alla sua autorizzazione di sicurezza molto elevata, era in grado di essere informato su tutti i progetti segreti, o diciamo quasi tutti. Infatti, mentre cercava di scoprire per la Task Force UAP ciò che il governo sapeva veramente sugli UFO, numerosi altri funzionari dell'intelligence, attuali ed ex, si rivolsero a lui e lui parlarono di un programma top secret per il recupero dei velivoli non umani. Questo programma è andato avanti per 90 anni e sono stati recuperati piloti morti. Il primo recupero di UFO era avvenuto a Magenta, Italia, nel 1933. Sì. Io e i numeri italiani. E gli americani. E gli americani avevano poi sottratto i velivoli dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. L'intero programma è gestito da appaltatori privati del Pentagono e per mantenere segreto il programma di recupero, alcune persone sono state addirittura uccise. Poi tutto arriva in fretta e furia. A luglio, il leader della maggioranza democratica al Senato degli Stati Uniti, Chuck Schumer, presenta una proposta di legge per la divulgazione controllata delle informazioni sugli UFO. Lo scopo è quello di costringere il governo a dire ciò che sa in merito. Egli afferma: il pubblico americano ha il diritto di conoscere le tecnologie di origine sconosciuta, l'intelligenza non umana e i fenomeni inspiegabili. I termini intelligenza non umana e tecnologia di origine sconosciuta sono utilizzati più di 20 volte nel disegno di legge. Ne parlerò più avanti. Pochi giorni dopo, il 26 di luglio, l'informatore David Grush è convocato per l'udienza davanti alla potente commissione della Camera per il controllo e la responsabilità. Inoltre, due piloti della Marina degli Stati Uniti hanno testimoniato i loro incontri con gli UFO mentre erano in servizio. Lì, Grush ha ripetuto sotto giuramento le sue accuse sull'esistenza del programma top secret di recupero degli UFO, ma non gli è stato permesso di fornire ulteriori informazioni, poiché può farlo solo in una struttura sicura. Tuttavia, a lui e ai parlamentari è stato negato l'accesso a tale struttura. Gli organizzatori dell'udienza hanno denunciato che sono stati fatti dei tentativi per impedire l'udienza e che diversi testimoni si sono ritirati poco prima. Nell'estate del 2023 viene annunciata anche la creazione di una grande fondazione negli Stati Uniti. La Sol Foundation, la Fondazione Sol, è un think tank composto da scienziati di spicco, esperti militari e di intelligence. Ora che il Congresso degli Stati Uniti sta prendendo sul serio gli UAP, tanto da presentare una legge, è arrivato il momento di fare luce sulle sue implicazioni
più ampie per il futuro della scienza, della tecnologia, dell'economia, della politica, della legge, della religione, della cultura e di tutte le altre istituzioni e progetti umani. La fondazione è diretta dal professor Gary Nolan, illustre patologo dell'Università di Stanford, e dal dottor Peter Skafish, antropologo. L'evento inaugurale della Fondazione Sol si è svolto il 17 e il 18 di novembre presso l'Università di Stanford in California. Sono stati invitati i maggiori esperti di UAP, scienziati, ma anche ufficiali militari, funzionari dell'intelligence, investitori e alcuni giornalisti. E io ho avuto la fortuna di essere l'unico tedesco invitato. Ho scattato questa foto sul bus navetta che portava i relatori dall'hotel alla conferenza. A sinistra vediamo l'ex colonnello dell'esercito americano Carnell. Forse posso usare questo. Carnell, che lavorava per la Task Force UAP ed era un collega di David Grush. E sta parlando con lo scienziato Dr. Harold Puthoff, che è stato coinvolto in tutti i tipi di progetti segreti degli Stati Uniti per molti decenni. Dietro Harold Puthoff siede Christopher Mellon, l'ex vice assistente segretario della difesa per l'intelligence, ossia il terzo ufficiale più anziano dell'intelligence del Pentagono. Mostro a chi alcune immagini. Qui vediamo Beatrice Biarruel accanto alla moglie di Jacques Vallée, poi Jacques e all'estrema destra Christopher Mellon. A proposito, ho parlato con Hal Puthoff per un po' e ha fatto dei commenti molto interessanti alla conferenza, ma ne parleremo tra un attimo. La conferenza si è svolta nel campus dell'Università di Stanford, in questo edificio, il Jen Sung Kang Engineering Center Room 300, al terzo piano, proprio in cima dove si trova la terrazza. Era vietato fare foto o video, ma la conferenza è stata filmata e la maggior parte dei contributi sono ora su YouTube. Harold Puthoff ha detto che per molti anni si è pensato a come insegnare alla gente che non siamo soli. Ha raccontato di essere stato invitato decenni fa a una conferenza segreta da un think tank di Washington per discutere su come insegnare al popolo americano che qualcosa potrebbe essere precipitato in Russia, Cina e Stati Uniti e che è stato recuperato. C'erano circa 20 persone, comprese quelle della CIA e della DIA, e avrebbero dovuto valutare le possibili conseguenze di una tale rivelazione su una scala da più 9 a meno 9 per tutti i tipi di aree, affari, religione, politica e così via. E alla fine, secondo Puthoff, questi esperti hanno ottenuto un punteggio molto negativo in tutte le aree e hanno quindi preferito non rivelare questa conoscenza. Puthoff ha detto che quando si tratta di divulgazione ci sono così tanti cambiamenti in arrivo allo stesso tempo che è impossibile affrontarli tutti insieme. Carnell, colonnello dell'esercito, da poco in pensione e attuale dirigente dell'industria aerospaziale, che ha lavorato come collegamento dell'esercito per la Task Force UAP dal 2021 al 2022, dove ha collaborato con Grush. Lui ha introdotto la legge sulla divulgazione degli UAP controllata. Quindi questo progetto di lei proposto per Jack Schumer. Può guardare tutti gli interventi sul canale YouTube della Fondazione Sol e vorrei raccomandare a tutti di farlo. Questa è una diapositiva che ho rubato dalla presentazione di Carnell alla Fondazione Sol. Qui si possono vedere i sostenitori del UAP Disclosure Act. Importante, due dei sostenitori di questa legge sono Chuck Schumer, il leader della maggioranza democratica al Senato,
in alto a sinistra, e Marco Rubio all'estrema destra, il vicepresidente della Commissione Intelligence del Senato. Questi due sono membri della cosiddetta Gang of Eight, la banda degli otto. The Gang of Eight è un gruppo ben definito di otto membri del Congresso che devono essere informati su tutte le attività di intelligence, compresi i progetti di intelligence veramente segreti. E la cosa interessante è che sono venuti a sapere solo grazie a degli informatori che esisteva un progetto di reverse engineering degli UAP di cui non erano stati informati. Ed è per questo che hanno sostenuto la legge. Questo è importante da sapere per capire come è nata la legge. Ecco una panoramica di ciò che si intentava fare con questa legge. Tutti i file UAP devono essere centralizzati presso l'Archivio Nazionale. Verrà creato un comitato di revisione per i file UAP composto da persone civili e rispettabili che non hanno alcun legame con i programmi segreti di ingegneria inversa. Queste persone dovrebbero decidere autonomamente quali file rendere pubblici, in quale ordine. Inoltre, le aziende che sono in possesso di tecnologie di origine sconosciuta o di resti biologici di intelligenza non umana dovrebbero poter essere espropriate dal governo. E dovrebbe essere elaborato un piano di campagna per la divulgazione controllata delle informazioni UAP. Un'altra diapositiva della presentazione di Carnell, qui si può vedere il piano strategico della campagna per garantire che non scoppi il caos quando viene rilevata l'esistenza di questa intelligenza non umana e della sua tecnologia. A causa dei vincoli di tempo non posso entrare nei dettagli ora, ma l'obiettivo finale strategico è importante qui. Ripristino di un'adeguata sorveglianza e prevenzione di una divulgazione catastrofica e miglioramento della comprensione scientifica. Dopo questa presentazione Jacques Vallée si è alzato e ha criticato l'espropriazione planificata di privati e aziende. Ha detto: questo è una confisca, le persone come me che hanno delle cose avranno una visione critica, non si può entrare nei laboratori di Stanford, prendere le cose e darle ad altri. Non è così che funziona la ricerca. È anche molto facile portare fuori dal paese oggetti innovativi e tenerli lontani dalle mani del governo. Quindi la legge sulla divulgazione è stata criticata anche all'interno dei suoi stessi ranghi. A dicembre il progetto è fallito a causa dell'opposizione della Camera dei Rappresentanti. Sono state eliminate le disposizioni più importanti, ossia il comitato di revisione che decide sul rilascio dei file, il piano di campagna per la divulgazione controllata e la clausola di esproprio. Sono rimaste le disposizioni sulla raccolta di documenti negli archivi nazionali e il fatto che i programmi UAP di cui il Congresso non è a conoscenza non possono più ricevere finanziamenti. Tuttavia, le autorità sono ancora autorizzate a decidere da solo quali file pubblicare e quali no. E Chuck Schumer ha descritto questo come un scandalo per una buona ragione. Tuttavia, molti sostenitori della divulgazione speravano di avere ancora un asso nella manica, ossia un rapporto storico sull'UAP commissionato dal Congresso degli Stati Uniti. Questo rapporto avrebbe dovuto chiarire una volta per tutte ciò che le agenzie statunitensi sanno realmente sull'UAP e quali tecnologie o programmi hanno in cantina di cui non hanno parlato al Congresso. E avrebbe dovuto chiarire in che misura le agenzie di intelligence hanno nascosto informazioni su UAP e ingannato il pubblico. Quindi, ovviamente, le aspettative erano molto alte. Lo storico rapporto è stato redatto da Arrow, la divisione investigativa sugli UFO del Pentagono,
È stato pubblicato il 6 di marzo ed è stato riportato dalla stampa internazionale, per lo più con il tema «Il Pentagono non ha trovato alcuna prova di vita extraterrestre». Si può scaricare il rapporto a questo link. Quindi, cosa succede quando si chiede al Pentagono di indagare se il Pentagono ha sbagliato? Beh, se vuoi prosciugare la palude, non puoi chiedere alle rane, no? Ciò che si nota immediatamente è che utilizzano una terminologia di parte. Si parla sempre di extraterrestri o di tecnologia aliena. In nessun punto questi termini vengono definiti, il che è normale in un testo scientifico. Inoltre, non sappiamo se dietro al fenomeno ci siano visitatori di altri pianeti. La proposta di legge di Schumer era più cauta in questo senso. Non parlava di extraterrestri, ma di intelligenza non umana, e nemmeno di tecnologia aliena, ma di tecnologia di origine sconosciuta. E si sono elegantemente sottratti alla loro responsabilità, perché non hanno fatto una ricerca personale sugli UFO, ma hanno semplicemente citato precedenti indagini governative tutte negate. Ecco un esempio della revisione approfondita di Arrow. Il rapporto dice che l'Arrow non ha trovato alcuna prova che gli appaltatori militari siano in possesso di tecnologia extraterrestre e che stiano cercando di replicarla. Quindi, cosa ha fatto l'Arrow per invalidare queste dichiarazioni di una buona dozzina di testimoni? Sono entrati con un mandato di perquisizione in queste aziende aerospaziali e hanno perquisito tutto? No. Hanno semplicemente invitato i dirigenti delle compagnie per un caffè e hanno chiesto se avessero programmi di questo tipo in corso e loro hanno risposto: no, non abbiamo nulla e questa è la verità. Ecco. Ecco lì. L'Arrow ha incontrato rappresentanti di alto livello, tra cui dirigenti e responsabili tecnologici delle aziende citate. Tutti hanno negato l'esistenza di questi programmi e hanno affermato che le loro dichiarazioni erano vere. È quasi, il lavoro per il governo può essere così facile, no? Poi, d'altra parte, il rapporto conferma effettivamente l'interesse dei servizi segreti nello sviluppo di tali tecnologie non umane recuperate. A pagina 35 si legge: Arrow ha confermato l'esistenza di un programma CAP, un programma di accesso controllato che è stato inutilmente ampliato nel 2021 per includere una missione di Reverse Engineering UAP. Questo programma è stato ampliato anche se non c'erano prove o necessità della missione che giustificassero l'espansione. Le commissioni congressuali competenti sono state informate di questo. Nell'ambito di questo programma non è mai stata recuperata o decodificata alcuna tecnologia, tantomeno un veicolo spaziale alieno. Questo CAP è stato cancellato a causa della sua inattività, della mancanza di necessità della missione e della mancanza di merito. Quindi c'è stato davvero un programma di questo tipo? E non solo. Il resoconto storico fornisce la prova di un altro programma. E questo altro programma è una storia. Si chiama Kona Blu. È emerso dal già noto progetto segreto OSEP, fondato nel 2008 da tre influenti senatori. Come ora sappiamo, l'obiettivo originario di OSEP era quello di condurre una ricerca scientifica sulla tecnologia di recupero stoccata presso gli appaltatori del Pentagono sotto la supervisione del governo. Ma non se ne fece nulla perché la segretezza era troppo grande. Quindi l'OSEP ha svolto ricerche sul tema in modo diverso. Ha fatto enormi progressi in un tempo molto breve.
Ho intervistato l'ex direttore del progetto Colm Kelleher a questo proposito, ma nel 2010 è stato cancellato. I sostenitori originari di OSEP hanno quindi cercato di riavviare il programma presso il Dipartimento di Sicurezza Nazionale, Department of Homeland Security. Il nome in codice di questo programma era Kona Blue. E questo programma avrebbe dovuto portare la tecnologia e la conoscenza dei progetti segreti di ingegneria inversa in una struttura governativa adeguata, dove avrebbe potuto essere controllata dal Congresso. Cioè la stessa cosa che hanno in mente Grush e Schumer, no? Inizialmente la proposta è stata accolta così bene dal Dipartimento di Sicurezza Nazionale che è stato richiesto ufficialmente un programma di accesso speciale prospettico, ma alla fine è stata respinta dalla leadership del DHS per mancanza di merito. A proposito, quando la notizia è diventata pubblica, ho chiesto a Colm Kelleher se poteva dirmi di più al riguardo, ma ha rifiutato perché è ancora vincolato dal segreto. Quindi ciò che l'ARO sta cercando di fare con questo rapporto storico è di rimettere il genio nella bottiglia e rassicurare il pubblico. Tutte le storie sui velivoli recuperati e sui progetti di ricerca segreti sono basate su dicerie e idee sbagliate e non c'è nulla di vero. Dal punto di vista del governo, questo è anche ragionevole, perché il governo sa bene che potrebbe perdere molto potere se questo diventasse di dominio pubblico. Ma dietro le quinte sono ancora interessati alla tecnologia UAP per motivi strategici e lo fanno ancora oggi. E questo è dimostrato da un documento interno dei capi di Stato Maggiore della Difesa del maggio 2023. Quindi è molto nuovo e attualmente in vigore. Il ricercatore statunitense Douglas Dean Johnson lo ha ottenuto tramite una richiesta di Freedom of Information Act. In queste linee guida per la segnalazione di fenomeni anomali non identificati, i capi di Stato Maggiore congiunti affermano che gli UAP sono diventati una priorità crescente perché vengono osservati non solo negli Stati Uniti, ma anche sopra i paesi nemici. E quindi è imperativo, dicono, raccogliere tutti i dati sugli UAP, recuperare tutti gli oggetti e i materiali UAP e trasferirli. Dottor Fesch, mi spiace informata. 7 minuti. Si parla anche di sensori speciali per rilevare gli UAP in luoghi sensibili. Come si può vedere, l'esercito statunitense è segretamente molto interessato alla tecnologia UAP e vuole anche recuperarla e ricercarla. Quindi, recover and transfer all UAP objects, no? E questo è attualmente in vigore. Ma tutto questo deve rimanere segreto e quindi coloro che sanno devono essere messi a tacere. Il 16 di maio 2024, Matt Ford del Good Trouble Show ha pubblicato una dichiarazione scritta dell'ex direttore del ATIP, Luis Elizondo, e in essa afferma che ieri mi è stato comunicato che potrebbe esserci una minaccia personale nei miei confronti e di altri informatori precedentemente associati al impegno degli UAP per il governo degli Stati Uniti. Per questo motivo vorrei che questo fosse perfettamente chiaro al popolo americano. Non sono incline agli incidenti, non ho tendenze suicide, non sto abusando di droghe, non sono impegnato in attività illecite. Se in futuro dovesse accadere qualcosa a me o ai miei familiari, saprete cosa è successo. Si tratta forse solo di un tentativo di rendersi interessante? Dopotutto il libro Verità di Elizondo, intitolato Imminent, sarà pubblicato ad agosto, quindi fa parte di una campagna pubblicitaria.
Beh, non credo proprio. Innanzitutto ho incontrato Luis di persona alla fine del 2018 e da allora siamo rimasti in contatto e non credo che sia una persona che farebbe tali affermazioni. In secondo luogo, altre persone importanti hanno confermato queste minacce. Dice anche, per esempio, il professore di Stanford Gary Nolan lo conferma, dice anche che lui stesso ha già ricevuto delle minacce. E queste minacce ci indicano chiaramente, ci indicano chiaramente il vero elefante nella stanza. Tutti guardano solo agli UFO, ma quale organizzazione ha il controllo? Ovviamente non è il governo. Il Congresso non sa nulla e sta cercando di scoprirlo. L'elefante nella stanza rappresenta il timore reale del Congresso degli Stati Uniti che possa esistere una struttura di potere segreta all'interno della struttura di potere ufficiale che non risponda a nessuno, che persegue i propri obiettivi e che potrebbe persino avere a disposizione una tecnologia rivoluzionaria. Uno Stato nello Stato, uno Stato profondo. È per questo che i membri del Congresso di entrambi i partiti stanno collaborando per scoprire la verità. Perché se questo Stato profondo esiste davvero, significa che i membri del Congresso non hanno praticamente nulla da decidere. Se questo Stato profondo esiste, allora è certamente una minaccia molto più grande per la democrazia rispetto agli UFO stessi. Se lo Stato profondo esiste davvero, allora deve essere eliminato il prima possibile. La battaglia continua. Grazie per la sua attenzione. Bravo, bravo, veramente bravo. Grazie. Bravo. Signori, Robert Fleischer conosce 5 lingue. Più o meno, l'italiano più o meno. Più o meno, parli quasi meglio di noi. Dai, grazie.